Ciao a tutti ragazzi, io e Picettino. Con un ritardo abbastanza ampio perché l'albo di cui vi parliamo è uscito il 14 di ottobre vi portiamo comunque sulla Color Edition di Walking Dead numero 20 uscita 14 di ottobre ma la trovate ancora in edicola in questi giorni costa 4,90, 48 pagine di fumetto a colori, due uscite americane della Deluxe praticamente più tutti gli extra normali che trovate ormai e cui abbiamo fatto l'abitudine quindi ragazzi totale una sessantina di pagine abbondanti per noi del nostro Walking Dead preferito, e eh, ragazzi è un albo particolarissimo. Partiamo dalla copertina. Nella copertina si è scelto di scegliere. Si è scelto di scegliere, non si può sentire ma avete capito cosa intendo. Si è scelta la copertina corale, quella dove non compare Rick, che è stato per molto, per molto tempo il perno, e in un certo senso lo sarà ancora anche qui. Ma abbiamo questa copertina corale, copertina sempre ad opera di David Finch, colorata da Dave McKeagh. Ed è bella è una copertina cazzuta, minacciosa e mh, come posso dire invogliante all'acquisto. Cioè, che cosa succede? Perché mi puntano, ci puntano queste armi perché Che cosa succede? C'è qualcosa? Si è sviluppato qualcosa in più? Siamo noi i, i morti viventi? Siamo noi gli invasori. Che cosa succede? È una copertina molto interessante che dà anche un'idea. Di quello che possiamo trovare all'interno, una parte di quello che possiamo trovare all'interno, perché in realtà la parte del leone in questo caso la fa la variant, chiamiamola variant, che ormai è la collana parallela che esce sul sito Saldapress, con la variant di Julian Totino Tedesco, una variant particolare in cui vediamo Judith e Carla. Chi è Judith? lo scoprirete in questo numero, ragazzi? Tanta tanta roba! Copertina che mi ha fatto quasi vacillare sulla scelta di comprare o meno una variant. In certo non le compro per una questione di costo, di reperibilità e di omogeneità della collezione. Ma in questo caso potevo cedere, però non ho ceduto ovviamente. Lascio a voi la scelta, però bella davvero. Abbiamo il riassuntino che. Ehm, che ci porta a vedere gli ultimi avvenimenti, quindi non andremo a scoprire la rave e la fava di ciascun personaggio, ma solo gli ultimi avvenimenti salienti che comunque ci sono stati. E ragazzi, io entrerei subito perché i disegni sono impressionanti. Charlie Adlard spara dei disegni molto forti, molto potenti, anche perché Lori è a termine. Judith è la figlia di Rick e Lori. Quella figlia che ragazzi ha cominciato a essere un personaggio già dei primi numeri, ad avere la sua diciamo lore misteriosa alle spalle, non vi dico altro. Ma soprattutto oggi andiamo a conoscere di persona e vediamo per la prima volta in tutta questa quantità abnorme di morte, orrori, eh, zombie e società che si sta rivoluzionando, forse in bene, forse in male, non lo sappiamo ancora. Vediamo la nascita, l'emblema del punto focale della vita cioè la nascita di una persona questa nuova creatura questa nuova bambina che arriva e che sarà carl a dire la cosa più, più inquietante di tutto l'album ma non vi dico nulla leggetelo oltre a lei ovviamente che è il punto focale avremo anche un cambio di status di un personaggio di dale non vi dico niente oltre a quello e vedremo anche un po' una sorta di normalità all'interno della vita, si sta normalizzando, tanto che il finale è proprio una di quelle cose che ti fa dire, e adesso che succederà? Certo, c'è sempre l'aura degli zombie dietro, si stanno comunque allenando a sparare per, per difendersi non solo dagli zombie, come abbiamo imparato a vedere nei numeri precedenti. Ma anche alle minacce più umane. E ragazzi, tanta roba! Cioè, i disegni sono rappresentativi di tutti gli stati d'animo, della velocità con cui alcune cose avvengono, e anche della calma, della naturevolezza con cui c'è un parto e subito dopo c'è qualcos'altro, sempre in sala operatoria, non vi dico altro. Vediamo anche lo scorrere dei giorni, un po' pigri, un po' normali, strani, ma di una nuova normalità. Ecco. Walking Dead in questi due numeri, in queste due storie è così, una strana normalità, con la prima vera scintilla di nascita. Cioè, per quanto ne sappiamo noi, potrebbe essere veramente la prima creatura, la prima bambina nata in questo nuovo mondo. Forse no, forse sì, ma per noi lo è. Quindi Judith assume quasi il, il ruolo di eh, generazione, generazione Walking Dead, cioè lei arriva con... No, con la percezione di questo mondo quindi avrà questo mondo non avrà il, i ricordi del precedente non esiste un precedente quindi sarà un qualcosa di emotivamente molto forte ed è molto interessante ragazzi ovviamente i disegni rispecchiano tutto questo non mi sento di aggiungere altro è un albo particolare ed è un albo che fa capire qual è la particolarità di Walking Dead ovvero non gli zombie raccontati bene non lo splatter ma i legami, la creazione di un'organizzazione, di una socialità umana. Ecco, io di più non, non so cosa dirvi, veramente meritevole. Lettera morta sapete che non mi aggrada particolarmente, è una rubrica della posta che c'è, quindi si legge, ma per me poteva anche non esserci, diciamo, però so che in America è ben vista, gli americani piace tanto. Questa è la traduzione di quello che già appare da loro. Perciò la prendiamo come annessa e connessa, compresa nel prezzo. Alcune chicche ci sono ogni tanto. Alterniamo con le varie copertine e disegni particolari fatti per il momento, e poi, ragazzi, tagli, e ritagli e frattaglie, cioè il cutting room floor di Robert Kirkman, ne abbiamo già parlato più volte. Abbiamo gli appunti di Kirkman, storia per storia, scena per scena, così come li ha pensati, ma non è detto che siano così come li ha scritti. Infatti, abbiamo spiegazione di quello che leggiamo lì e poi una, uno studio di quello che poi è stato fatto. È davvero molto interessante, questo è un valore aggiunto non indifferente, perché ti permette anche di vedere l'evoluzione di Kirkman come scrittore, ma non tanto nel corso del tempo, ma nella stessa serie, cioè quindi l'appunto l'idea che aveva e poi la realizzazione che c'è stata. Per me è una delle cose più belle che posso trovare come extra per un Walking Dead, per una serie, cioè forse così per tutte, io sarei contento. Andiamo poi alla pubblicità del prossimo album che ragazzi ormai è, è qua, è l'11 novembre, sono arrivato lungo io, ma c'è e saranno sempre in versione regolare in edicola e in versione todino tedesco in sito Salda E che vi devo dire ragazzi, io ve l'ho già detto più volte, Walking Dead è una bellissima lettura, questo è il numero 20, quindi siamo più o meno sul quarto, un quarto circa, saranno circa 80-90 numeri, per me è una lettura imprescindibile. Davvero ragazzi, ve la consiglio, anche se recuperate adesso questo numero, poi tornate indietro e recuperate gli altri, fatelo, fatemi un regalo, ma soprattutto entrate a vedere questo numero, perché queste atmosfere, questo tipo di storia è ciò che contraddistingue Walking Dead dalle opere zombesche canoniche, qui vedete un'essenza diversa, e... Davvero, affezionatevi a ciascun personaggio, ma non troppo, perché Kirkman ci ha già fatto vedere nel recente passato di questa serie come nessuno è al sicuro. Perciò, ragazzi, provate a entrarci, ne vale la pena. Venite anche voi a festeggiare questa nascita, questo fiocco rosa in casa Walking Dead.